Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video che vi parla sempre Alessio Evangelisti. Vogliamo fare un video anche in questa mattinata, e un video che ho aperto adesso, mi è venuto in mente un verso, l'ho letto, ho detto perché non meditare un attimino su questo verso. Allora, il verso si trova in Matteo capitolo 11, no, Matteo 11, il verso non me lo ricordo, sì, Matteo 11, 12. Tutto quello che diremo, leggeremo e faremo, lo diremo, lo leggeremo e lo faremo sempre nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. E chi ha fede può dire amen. Voi non vedete la Bibbia, però io ce l'ho davanti il desktop, il monitor. Leggo sempre da una vecchia Iudati, dice: ora, dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora, il regno dei cieli è sforzato ed i violenti lo rapiscono o rapiranno. Interessante questo verso che parla di violenza in quanto crocifissione, la crocifissione della nostra carne, perché appunto nella nostra carne non c'è nulla di buono, nella nostra carne non si trova nessuna deità, deificazione, nessuna scintilla di divinità o di salvezza, come dice l'agnosi. Piuttosto il contrario, nella nostra carne si trova il male, si trova il peccato, si trova l'errore, si trova la separazione che ci rende anatemi, che ci rende maledetti, separati da Dio. Ecco perché il Signore Gesù Cristo si è fatto appendere al legno. Perché lui si è fatto maledizione per noi, lui l'agnello puro, senza macchia, senza errore e senza peccato, lui vero Dio, unico intercessore. Ecco perché questo verso parla di violenza, andando così a distruggere ogni speranza che possa nutrire l'ognosticismo per dimostrare l'indimostrabile, cioè che nell'essere umano si troverebbe il bene, la scintilla divina e così via discorrendo. Interessante questo che sto dicendo. Non ci avevo pensato, sinceramente. Ho aperto adesso il passo, ho detto: ah, però parliamone. Avevo pensato qualche cosa sui versi precedenti, ma è tutto qui, ma quello che sto dicendo adesso mi è venuto appunto in mente ora. Però è interessante notare anche i primi versi del medesimo capitolo, per contestualizzare un pochino, dove leggiamo a partire dal verso 1: dopo che Gesù ebbe finito di dare istruzioni ai suoi 12 discepoli, egli si partì di là per insegnare, per predicare nelle loro città. Ora Giovanni, il Battista, era nella prigione. Quindi, avendo nella prigione udite le opere di Gesù, mandò due dei suoi discepoli a dirgli: sei tu colui che ha da venire, oppure ne aspetteremo un altro? Buona domanda. Giovanni sapeva benissimo chi era il Signore Gesù e sapeva benissimo anche chi lui stesso fosse. Appunto, Isaia 40 parla di Giovanni il Battista, di questo messaggero, di questo angelo. Giovanni il Battista aveva conosciuto proprio nel termine da'at, yada, per esperienza, perché lui aveva udito quella voce ineffabile venire dal cielo, gli era stato rivelato dallo Spirito Santo. Eppure, anche quando noi abbiamo fatto esperienze forti, appunto, abbiamo conosciuto per esperienza,
chi ha visto il Dio, chi ha avuto delle Shekinah, appunto, chi ha fatto delle reali esperienze dell'incredibile, come si dice, carne, persecuzione, sofferenze non perdonano e non risparmiano nessuno. Ecco perché io più passa il tempo e più mi voglio fossilizzare nel parlare della dottrina, nel contestare le cattive dottrine, levando la persona, qualunque cosa abbia fatto di peccato, di non sta a me, non sta a me stare a guardare i peccati degli altri. No, io voglio fossilizzarmi nella dottrina. Insegno cosa è peccato, cosa non è peccato, cosa va fatto, cosa non va fatto, ma poi se qualcuno non lo vive, ahimè, non sta a me. La dottrina sì, la contesto quando è sbagliata, ma non mi metto a puntare il dito, perché quando c'è la... perché l'uomo è quello che è. E davanti la sofferenza, davanti la persecuzione, vediamo un Giovanni Battista che perde la bussola, addirittura non riconosceva più Gesù, aveva perso il timone. Ma come? Giovanni, qualcuno dirà, eppure tuo cugino, oltretutto, però questo non c'entra adesso, però, ma come? Tu che hai ricevuto queste rivelazioni da parte del Signore, che hai udito, che hai visto scendere lo Spirito e così via discorrendo, non lo riconosci più? Wow! Quando arriva la sofferenza, vedi, quando stiamo comodi in una poltrona è tutto a posto, ma poi quando arriva la persecuzione, anche più temerari, nella persecuzione indietreggiano, vanno fuori bussola, non vedono più le cose, può succedere. Lo abbiamo visto nella pandemia. Quanti che dicevano voi, 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 e poi sono stati i primi a rintanarsi. Ripeto, non voglio giudicare e condannare. Giudicare no, condannare neanche, però rappresentare i fatti senza fare nomi. Ecco perché bisogna stare attenti. E io sbaglio, purtroppo continuerò a sbagliare, però cerco di non sbagliare, almeno ci provo, però, per quanto sia. Perché comunque noi esseri umani tutti sbaglieremo sempre, c'è niente da fare, sempre. Però dobbiamo studiarci di non sbagliare. E Giovanni Battista non lo riconobbe più. Poi Gesù gli dice delle cose che me le voglio lasciare per ultimo perché sono preziose e quindi desidero che l'idea resti, l'insegnamento resti. Ma nel verso 6 dice: Beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Perché dice questo? Perché quando c'è la persecuzione, e questo lo sappiamo per esperienza, molti dicono: non ci sto capendo niente. Perché Dio permette questo? Ma come? Ma non è scritto che Dio non ti tenta al di là delle nostre forze? Però poi dopo leggono che Paolo furono tentati al di là delle loro forze, non distinguendo forze spirituali, forze materiali, il fisico, dallo spirito, c'è tutto un discorso un po' articolato. Comunque, molti si scandalizzano nella persecuzione e non faccio nomi, quindi non sto puntando il dito, però l'insegnamento deve restare. Molti si scandalizzano e dicono: perché Dio permette questo? Perché Dio mi ha permesso questo? Perché mio figlio è morto? Perché mia figlia è morta? Perché ho perso il posto di lavoro? Perché
sono stato perseguitato così, perché è successo questo incidente, perché, 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 ecco laddove perché non portano frutto. I perché sono necessari e portano frutto quando si studia la Bibbia, ma fuori da questo i perché possono essere molto pericolosi. Perché, 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 perché. Il perché in questo caso è un perché che non edifica, piuttosto distrugge. Beato chi non si sarà scandalizzato di me. Beato chi non si sarà scandalizzato dell'Evangelo di Gesù Cristo, che è un Vangelo per semplici, per poveri, che non predica prosperità, ricchezza, che non predica assenza di prove, assenza di persecuzioni. No, la persecuzione, il credente la passerà sempre, salvo la grande tribolazione, che quella è un'altra cosa. Ma persecuzioni ne avremo sempre. Ma beato chi non si sarà scandalizzato di me, perché Dio mi ha permesso questo. Beato chi non si sarà scandalizzato di me. E la sofferenza ci può far perdere la lucidità spirituale, dell'anima, dello spirito. Può. Ma Dio conosce i suoi e viene in soccorso, sa quando non si tratta di ribellione. Ma si tratta semplicemente di venir meno nelle forze in quanto uomini. E Dio non permette che noi siamo tentati al di là delle nostre forze, quindi che lo rinneghiamo. Sì, saremo tentati al di là delle nostre forze fisicamente, come scritto. Noi fummo, infatti, degli apostoli, credo, non mi ricordo. Paolo dice: noi fummo tentati al di là delle nostre forze, tant'è che reputammo la nostra stessa vita come il nulla e pensavamo che saremmo venuti meno, sì, ma fisicamente. Ma essere tentati al di là delle nostre forze spiritualmente per poi negare l'apparizione del Messia nella nostra vita, il rinnovamento del nostro spirito. L'annuncio della buona novella che ci ha trasformato tutto il nostro essere, questo non avverrà mai, perché Dio conosce i suoi e non permetterà che siamo tentati al di là delle nostre forze. Quindi quando noi veniamo meno, non per ribellione, ma perché, ahimè, non dobbiamo, questo è l'insegnamento, ma ahimè succede, ma il comandamento resta fermo, non lo fare. Ma ahimè, succede? Chi in una maniera, chi in un altro, tu non sei mai venuto meno? Non hai mai fatto uno scatto? Non devi fare lo scatto. Non ti sei mai adirato senza motivo? Non ti devi adirare senza motivo. Lo dico ai super legalisti che non peccano mai e non sbagliano mai. Sono senza errore. Ma come il fratello o la sorella fa un minimo errore, subito vieni pubblicato. Ma poi se il fratello o la sorella si ravvede, omertà, perché l'errore si pubblica nella bacheca, ma il ravvedimento mai viene pubblicato nella bacheca. Due pesi, due misure. E poi predicate l'Evangelo del regno della giustizia, pretendete giustizia dagli altri, ma giustizia non ne date. E lo dico a mo' di dottrina, non per stare a guardare i peccati degli altri. In questo caso qua sembra un paradosso, ma non lo è. Nel verso 2. Nel verso 2. Leggiamo che Giovanni manda a chiedere se era lui colui che doveva venire. E Gesù nel verso 4 gli dà una risposta e gli dice: dite a Giovanni
Non dice, sì, sono io. No, no, dite a Giovanni quello che io ho fatto. Cioè, dite a Giovanni le cose che voi avete udite e vedute, vedete. E dice, elenca alcune cose, poche. Ciechi ricoverano la vista, zoppi camminano, lebbrosi mondati, sordi odono, morti risuscitano, l'Evangelo è annunziato ai poveri. Perché gli dice queste cose? Perché nella concezione giudaica di una volta, perché adesso è cambiato il giudaismo, il Messia doveva fare almeno tre cose. Guarire i ciechi dalla nascita, guarire i lebbrosi e risuscitare i morti. Questi erano tre segni che distinguevano e dimostravano la messianicità del Messia, perché nessuno può fare queste cose, solo Dio. Gesù in un secondo guariva i lebbrosi, in un secondo guariva i ciechi nati e in un secondo risuscitava i morti, liberava dai demoni. E l'Evangelo del regno era annunziato ai poveri, era per tutti, come dice la stessa profezia. Non si dirà più dov'è il Signore, ma tutti conosceranno, tutti sapranno. E i fanciulli profetizzeranno, dirà Gioele, non sarà più un qualcosa per un'elite chiamata Leviti, per un'elite chiamata sacerdoti, dove solo loro avevano accesso al Tempio, dove solo loro avevano accesso al vecchio tabernacolo, dove il popolo doveva vivere di riflesso, dove il popolo doveva consegnare il proprio sacrificio, sacrificio di orazione, di grazia, di espiazione, quello che sia. Il popolo non aveva accesso nel luogo santo, ancor meno il luogo santissimo. Oh, se fossi stato levita, oh, se fossi stato levita, magari anche sacerdote. Ora non è più così, perché l'Evangelo è annunziato ai poveri. L'Evangelo è annunziato agli umili, l'Evangelo è per tutto il popolo di Israele e da questo popolo di Israele poi giungerà a tutte le genti. A noi, incirconcisi di cuore, a noi che eravamo separati dai patti di Dio. Questa fu la risposta che gli diede il Messia Giovanni. Giovanni si rincuorò e a quel punto era pronto per lasciare la testa, la propria vita, in fedel testimonianza. E poi dirà nel verso 7, ora come essi se ne andavano Gesù, prese a dire alle turbe intorno a Giovanni il Battista, cosa andaste a vedere nel deserto? Wow, si può predicare in un deserto? Se è deserto. Eppure egli riempì il deserto di un'acqua che non si vede a occhio nudo, mi è venuto in mente adesso, perché il regno di Dio verrà non per attirare gli sguardi, non si dirà eccolo qui, eccolo là. Perché il regno di Dio è dentro di voi e fiumi di acqua viva sgorgeranno da voi. E quindi questo deserto era pieno d'acqua, ma era acqua spirituale e bisognava avere occhi spirituali per vederla, così come oggi, per vedere il regno di Dio, per vedere i veri figli di Dio, per vedere il vero messaggio dell'Evangelo, bisogna avere occhi spirituali, altrimenti non lo vedrai. E non tutto ciò che luccica è oro. Molti predicano bene, il Signore è qui, il Signore è là, il Signore viene, ma è un'acqua torbida, non è un'acqua cristallina, non è un'acqua che disseta, c'è qualcosa che non va. Quando il messaggio non è chiaro, limpido,
Semplice, pur essendo molto articolato, c'è qualcosa che non va. Ti devi ancora depurare. Un abisso, ne chiamo un altro. Abbiamo visto cosa ha portato quelli della predestinazione a dire nel video di ieri. Prendi il marchio della bestia che non ti succederà nulla. Perché? Perché un abisso ne chiama un altro. Per questo predicano queste ciancerie. Perché essendo della predestinazione loro ragionano. Siccome sei predestinato, oppure se prendi il marchio della bestia, tanto non ti succede niente. Non lo dicono esplicitamente, ma ci arrivi. Ci arrivi perché concettualmente 2 più 2 fa 4, sapendo che sono della predestinazione, non te lo dicono chiaramente perché nascondono, ma questo passa. E quindi il Signore riempì questo deserto di acqua. Si predicò il Vangelo del Regno, che inizia la sua predicazione con Giovanni il Battista, così è scritto in Marco 1, principio dell'Evangelo di Gesù Cristo. Così come è scritto, udì la voce di un profeta, facendo riferimento a Isaia 40, eccetera, eccetera, eccetera. Questo Dio ti può mandare a predicare in un deserto, in una via di Damasco, in un angolo remoto, perché lì sta l'opera tua, l'opera del Signore che ti ha affidato, e lì devi stare, lì devi essere fedele, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa andasse a vedere nel deserto? Una canna dimenata dal vento, ma pure che andaste a vedere? Un uomo vestito di vestimenti morbidi? Ecco coloro che portano vesti morbide. Sono nelle case di re. Ma pure che andaste a vedere nel deserto, un profeta, sì certo, più che un profeta, perciò che costui è quello di cui è scritto, ecco io mando il mio angelo davanti alla tua faccia, il quale acconcerà il tuo cammino dinanzi a te. Io vi dico in verità che fra quelli che sono nati di donne non sorse già mai alcuno di Giovanni il Battista, ma il minimo del regno dei cieli è maggiore di lui, giusto? Di tutti quelli dell'Antico Testamento, persino Mosè, il grande Mosè, scandalo per gli ebrei, pazzia per i gentili, persino Mosè non poté essere più grande di Giovanni il Battista, il quale fu più grande di tutti i profeti dell'Antico Testamento, perché fu colui che pur non facendo un solo miracolo, annunziò il Messia e diede inizio al Vangelo di Gesù Cristo e diede voce all'annunzio, ecco il re, come si soleva fare nell'antichità, che il re veniva annunciato. Egli fu il più grande di tutti quelli dell'Antico Testamento, ma il minimo del regno dei cieli, l'ultimo, quello nato 2 minuti fa, che neanche è battezzato di Spirito Santo perché è nato adesso. Se muore subito e va su in cielo, sarà un membro del corpo di Cristo, della sposa sua, farà parte di quella città chiamata Nuova Gerusalemme e sarà più grande di tutti quelli dell'Antico Testamento, compreso Giovanni il Battista, che sono gli invitati alle nozze, ma non sono la sposa di Cristo, nostri fratelli, tutto quello che vuoi. Ma la sposa è una, ed è la Chiesa, ed è l'Evangelo di Cristo che nasce in Israele per andare a tutte le nazioni, e dei due popoli ne ha fatto uno solo. Ora, dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno è sforzato e i violenti lo rapiscono. Sì, va rapito. Va rapito perché chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Se la parola di Dio utilizza il termine perseverare,
vuol dire che il cammino è difficile. Non è una via larga, in discesa, comoda, senza arfiatone. Così vai all'inferno. All'inferno vai in discesa, che non ti pia manco il fiatone. No, la via del Signore è in alto, devi fare la salita e te via il fiatone, e in più la via è stretta. Tutti i profeti e la legge hanno profetizzato sino a Giovanni, vedete, sta parlando di quelli dell'Antico Testamento. E se lo volete accettare, egli è Elia che doveva venire, che ha orecchi, quindi adesso non entro in questo, ci sono tre Elia nella scrittura, il primo Elia è già venuto, Elia Eliseo, poi Giovanni il Battista è venuto nello spirito di Elia, ovviamente, poi ci sarà un terzo Elia, però io già ne ho parlato. Dovete leggere Matteo capitolo 17 e i versi, cercateli, dal 10 insomma. Ma adesso non è questo. Ora chi assomiglierò io questa generazione? Ella è, questa generazione, ella è simile ai fanciulli che seguono nelle piazze, gridano ai loro compagni e dicono: voi, noi vi abbiamo suonato, e voi non avete ballato. Vi abbiamo cantate lamentevoli canzoni e voi non avete fatto cordoglio. Giovanni è venuto non mangiando né bevendo ed essi dicevano: egli è un demonio. Il figliolo dell'uomo è venuto mangiando e bevendo ed essi dicono: ecco un mangiatore e un bevitore di vino, amico dei pubblicani, dei peccatori. Ma la sapienza, vedete, quando io dico uno dei nomi di Cristo è la sapienza, vedi i Proverbi, è stata giustificata dai suoi figliuoli. E poi continua. E così sono rimasti gli ebrei, indifferenti. Hanno gridato e non hanno ascoltato. Hanno suonato e non hanno ballato, hanno cantato lamentazioni e non hanno fatto cordoglio, ancora stanno così. Ma fra un po' ci sarà l'arrocco, perché la Chiesa dell'ultimo secondo è entrata in apostasia e sta così, come loro. E quei pochi che saranno rapiti e quei molti che risorgeranno e andremo su nel cielo per le nozze, allora il candelabro tornerà al suo legittimo proprietario, cominciando dai due testimoni e dai 144.000. E Israele, leggiti Ezechiele 36, 37, si risveglierà e le sue ossa saranno ricreate, riformate, già lo sono state, ma manca lo spirito di vita. Inizierà nuovamente questo ruah, a essere soffiato dentro di loro. Dio benedica Israele. Amen. Dio benedica la Chiesa. Amen. Dio benedica questo mondo, i nostri nemici. Amen. Dio ti benedica. Grazie per aver seguito questo breve video, questo breve messaggio. Con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà, ci si vedrà al prossimo video programma. Shalom, Maranatha.